Questa è la serie B-Win. Al Manuzzi si affrontano Cesena e Bari per la 20ª giornata di Serie B Win. Entrambe le formazioni vivono un momento delicato ed hanno una situazione di classifica simile. 17 punti per i bianconeri e 19 per i biancorossi. I padroni di casa non vincono da 7 partite, esattamente dal successo per 3-2 sul Grosseto del 30 ottobre. I pugliesi invece sono reduci da 2 sconfitte di fila contro Spezia e Novara. Bisoli ritrova Caldirola e Iori, ma non può contare su Belardi, D'Alessandro, Morero e Graffiedi. La buona notizia per Torrente è il ritorno di De Falco, che rientra dalla squalifica per il calcio scommesse. Calcio di punizione per il Cesena, palla dentro, allontana la difesa del Bari. Allora arriva Iori, il tiro da fuori, la parata in calcio d'angolo di Laman. Calcio d'angolo, palla dentro, allontana ancora la manna, poi il sinistro da parte di De Frella che non sbaglia, il vantaggio del Cesena al terzo minuto. Andiamo a rivedere il cross, l'errore di la manna. Ci prova il Bari ora con Defendi, l'azione personale, salta l'avversario, prova il destro Defendi, la parata però del portiere. Il Cesena ora l'errore da parte di Romizzi, ne approfitta Gessa, prova a metter dentro, salva in qualche modo la difesa del Bari. Lo rivediamo, Gessa il cross dentro, Ravaglia respinge, Dos Santos mette in angolo. E la punizione di Bellomo, la parata ancora del portiere non complicata. Si riparte dunque con il Bari, che dovrà mettere in campo sicuramente maggior cattiveria se vuole riacciuffare il pareggio e rimettere in piedi questa partita. Pallone dentro con l'assist di Fedato, arriva Bellomo, il pareggio del Bari, bellissima la giocata della squadra pugliese, ottimo l'assist di Fedato, destro fulmineo da parte di Bellomo, 1-1. Gessa scambia sulla destra con Ceccarelli, messo a terra, attenzione da Romizzi che era già ammonito, espulso. Palla che ballonzola a centrocampo, l'intervento a gamba tesa di Djokovic, espulsione per lui. Bellomo prova a uscire, palla al piede, arriva l'intervento di Rossi, davvero pericoloso, e cartellino rosso diretto. Prova Junco, bella la sua giocata, in diagonale il pallone per Caputo, il destro para a terra Ravaglia. Bella la giocata di Caputo, bravo Ravaglia a tenere il pallone in 2 tempi. Pallone è buono per Galano, Galano prova ad andarsene sulla destra, ancora lui, il destro di Galano che attraversa l'area piccola. Pallone dentro, è la mischia in mezzo con Cepitelli, il suo sinistro centrale. Il Bari ancora in avanti, il pallone per Junco, il suo destro a girare, troppo sul portiere. Fischia Merchiori, dunque finisce 1-1 Cesena e Bari, al gol di De Frella ha risposto Bellomo, un punto per ciascuno che però non soddisfa nessuno.